battaglie navali, i soldatini, il piccolo chirurgo, le favole più spaventose, i mostri, le lunghe e silenziose attese per schiacciare le mosche sui vetri delle finestre. Nella mente di ogni bambino, nel fondo dell'abisso che permette agli adulti di percepire solamente inconsapevolezza e maturità, si nasconde un giocattolo universale. Esso si nutre dell'istinto assoluto, della fantasia senza limiti e della solitudine nel mondo ancora da scoprire. Curiosità infinita e paura, desideri negati, incomprensione, rabbia ed energia che plasmano il corpo in un'incubatrice di emozioni incontrollabili, costituiscono le uniche esperienze infantili. Per questo i bambini amano giocare con la morte. E con questa frase che vi do il benvenuto alla prima edizione del Torino Comics Horror Fest. Iniziato con questo passo non a caso, perché probabilmente da questo libro, Primi delitti di Paolo Di Orazio, è iniziato tutto questo, a porre le radici del mio corpo e nella mia testa già allora, quando Paolo Di Orazio, appunto, l'autore di questo libro, mi firmò la dedica, che anno era, non mi ricordo, erano gli anni 80, e autore di questo fumetto, Mostri. E in uno di questi numeri, di questo fumetto atroce lo definivano, ho avuto risposta a una lettera inviata alla redazione. Da lì è nato tutto quanto, il mio club ghost iniziale, ho iniziato a scrivere recensioni alla tenera età di 16-17 anni, non mi ricordo, sono passati 30 anni o più, e oggi siamo qui a presentare un Horror Fest. Ieri abbiamo iniziato con un passo del tuo primo libro, che io ancora conservo gelosamente. Sì, esatto. Volevamo proprio chiederti di presentarci questa tua novità, di illustrarcela, di farci capire meglio di cosa si tratta. Hai detto la parola giusta, illustrarcela, perché è la prima volta che pubblico qualcosa che contiene le mie sperimentazioni grafiche sul racconto del terrore, cominciando dagli anni, fine anni 80, prima ancora di Splatter e Primi delitti, ho già prodotto delle storie del terrore anche un po' demenziali, che sono andate a finire su delle pubblicazioni per adulti che furono il mio primo, diciamo, battesimo di fuoco redazionale. E allora l'editore Catap, che ha conosciuto un po' le mie sperimentazioni grafiche, che sono rimaste un po' così nella nebulosa dei miei cassetti, in tutti questi anni ho tirato fuori un arsenale che ha costituito questo libro. E niente, qui ci sono sketch, fumetti disegnati da me, cioè tutto quello che ho disegnato sta qui dentro. E si trova in tutte le librerie. Fumetterie, in tutte le fumetterie. Grazie Paolo, trovate anche l'intervista di Paolo, sia quella che abbiamo fatto qua da prima che quella che hanno fatto i nostri collaboratori, che saluto anche oggi, Adriano Cerroni e Serena Monica, che si occupano di tutto quello che ci sta intorno al nostro festival. Grazie Paolo per la comunità.